capocannoniere del campionato italiano Maradona e Ale Mauri, entrato proprio domenica scorsa all'attività. Uno spunto di Maradona che mette al centro verso Carnevale e il colpo di testa di Carnevale sfiora il palo basso, il secondo palo. Si stava ripetendo quanto era avvenuto in occasione dell'incontro giocato in campionato nel mese di novembre, nella sesta giornata. Vediamo comunque che Carnevale si è anche prodotto forse un qualche risentimento muscolare. Rivediamo l'azione, lo spunto di Maradona, il colpo di testa di Carnevale che aveva superato Tacconi, ma per battere questo calcio di punizione. Toccata la palla per Renica, il suo sinistro viene però intuito da Tacconi e sulla battuta di Renica Tacconi devia in calcio d'angolo, primo angolo in favore del Napoli. L'arbitro però non ha segnato il calcio d'angolo ma ha ravvisato una posizione irregolare. Rivediamo l'azione, infatti avete visto che viene battuto un calcio, è stato battuto un calcio di punizione, si era portato anche Bruno per De Agostini, il cross, colpo di testa e poi il gran tiro, il gol da parte di Bruno. Juventus in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Pasquale Bruno. Juventus 1, Napoli 0, 13esimo minuto e 20 secondi. Gran tiro da fuori area di Bruno che porta in vantaggio la Juventus. Ecco la ripetizione sugli sviluppi della punizione, vedete il cross in area. Pallone servito per Bruno, gran tiro da fuori area che inganna e batte Giuliani. È Marocchi che serve indietro per Bruno, prontissimo. Effettuerà la punizione in area, sono andati Francini oltre che Careca, Carnevale e Maradona. Carnevale, colpo di testa di Careca, fuori. Saltato anche Francini, questo inquadrato è Francini. Rivediamo la punizione di Alemão. Ora nella sua metà campo il Napoli che ora si porta in avanti con Crippa. Scatto ancora di Para in due tempi. Poi in un secondo momento interviene la difesa juventina, pericolosamente in agguato. Stiamo rivedendo intanto il tiro di Crippa, parato da Tacconi. Maradona batte la punizione, Carnevale la gira all'indietro, colpo di testa di Galia, ma riprende ancora il Napoli con Maradona. Alemão, Ferrara, cerca lo scambio breve, poi va via Ferrara, buono il pallone per Maradona, conclusione alta di Maradona sul bel servizio di Ciro Ferrara, rapido a servire all'indietro il suo capitano. Conclusione alta di Maradona, rivediamo lo spunto di Ferrara che vede poi libero Maradona, lo serve, Maradona controlla e tira, ma molto alto, sulla riconquista la palla Zavarov. Mauro, mentre si spegne qualche luce, va via molto bene Barros lungo l'out destro, al centro pronto il cross, autogol, e la Juventus ha raddoppiato, autogol sul tiro cross di Barros e Juventus che raddoppia proprio al 45esimo minuto del secondo tempo per questa deviazione di Corradini che arrivava. Rivediamo l'azione perché è stata molto rapida, va via molto bene Barros fra Alemão e Francini, è pronto a andare via veloce, mette al centro Corradini, anche lui arrivava e ha ingannato Giuliani, in realtà la palla gli è andata addosso, lui non ha potuto scansarsi. Ecco che arriva, tocca molto male con Napoli. 7 minuti e 50 secondi nella ripresa, Juventus in vantaggio per 2-0, batte Alemão, il calcio di punizione per il Napoli e colpo di testa di Francini con bella deviazione da pari, non in fuorigioco. Rivediamo ancora l'azione di prima con il colpo di testa di Francini. E riesce a servire Maradona, cerca di velocizzare la manovra Maradona, il contropiede, ribatte ancora Maradona verso Careca che tocca di testa ma molto debolmente.
voleva forse più che tirare in porta appoggiare verso Carnevale, fare la torre a beneficio di Carnevale. È venuto fuori un tiro molto debole che non ha impensierito Tacconi. È la cosa migliore del Napoli nel secondo tempo, lo spunto di Maradona che stiamo rivedendo. Careca, questa volta Rennica ancora non è andato sul primo palo, ci va ora insieme a Corradini. E Corradini viene servita lì, colpo di testa di Francini in elevazione, ma c'era l'intervento dell'arbitro e si riprenderà con un calcio di punizione. Rivediamo ancora l'angolo. Colpo di testa era di Francini, effettua un rinvio molto lungo. Renica a sua volta rinvia nell'ultimo episodio della partita andata dei quarti di finale di Coppa UEFA al Comunale di Torino. Juventus batte Torino, Juventus batte Napoli 2-0, al 13° gol di Bruno, al 45° autogol di Corradini sul cross di Barra.